Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Vi avevo promesso il video sui pennelli puliti ed eccolo qui. Ho tutti i miei pennelli divisi in ogni bicchierone per tipologia di pennelli, quindi ve li faccio vedere tutti, tra parentesi tutti quelli che utilizzo di più, perché quelli che utilizzo di meno sono in alto e servono proprio per le emergenze. Questi sono tutti quelli che tengo sempre a portata di mano e sono pennelli che ho da tantissimi anni, saranno un paio di anni, sì, forse, che non compro più pennelli, e devo dire che alcuni ne hanno di anni veramente tanti, ma se un pennello è tenuto bene dura in eterno circa. Vi lascerò giù nell'info box e anche nelle schede, vi inserisco sia il video di come pulisco i pennelli, che è un video che risale a forse 6 anni fa, però è un metodo old school, sempre valido, io utilizzo sempre quel metodo lì, e in più il video su come pulire le spugnette. Adesso inizierei subito, così ce le togliamo di mezzo, dalle spugnette, dalle Beauty Blender. Allora, io utilizzo quelle di Emax Design, è un kit di 6 spugnette, 2 per tipo, sono 3 tipi in tutto, che trovate su Amazon a un prezzo irrisorio tipo di 10 euro circa. Considerate che le mie hanno un anno, queste sono le uniche 3 rimaste, perché poi le altre insomma si erano rovinate, quindi le ho cambiate ogni tot, visto che comunque hanno un prezzo molto abbordabile e le pulisco con il mio metodo, quindi mi durano tanto, però comunque per igiene le cambio ciclicamente ogni tot di mesi. Non le uso tutte e 3 insieme, ma vi faccio vedere appunto la mia preferita in assoluto, che è questa nera. Sono tutte asciutte, quindi le vedete un po' più piccole rispetto a quando poi si bagnano, e le vedete anche sporche perché sto usando i pennelli in questi giorni. La mia preferita è questa nera, l'ovetto, mi piace tutto, la forma, il materiale, non hanno niente da invidiare a spugnette che costano il doppio singole, vendute singolarmente. Poi abbiamo la dupe della Real Techniques, che questa è anche una delle mie preferite, io con questa applico anche la cipria perché ha una parte piatta. E poi quella che mi piace meno è questa rosa, che vedete ha questa forma triangolare da una parte e ovetto dall'altra, quindi tonda dall'altra, è quella che mi piace sinceramente meno, però quando ho quelle sporche che non le ho pulite va bene anche questa. Passiamo ora al bicchiere con i pennelli da base, poi ve li farò vedere da vicino. Qui tengo sia tutti i pennelli da fondotinta ed il pennello da illuminante. Iniziamo con il pennello da illuminante, è il... si chiama questo Setting Brush di Real Techniques, pennello perfetto per andare ad applicare l'illuminante, la misura è perfetta, ho visto anche che alcune lo utilizzano per la cipria nella zona del contorno occhi o per il correttore, io li ho provati tutti in tutti i modi, vi dico appunto qual è il mio preferito, questo è per l'illuminante sicuramente. Poi pennelli da fondotinta, il più vecchio ha credo una decina di anni ed è un pennello di Sephora, è un pennello buffing, quindi da sfumatura, da sì, appunto un buffing brush, è molto cicciotto, bello denso, non si legge più, è rimasto solo il numero, era quello per stendere il fondotinta in polvere, il numero 45, comunque trovate tutto scritto giù nell'info box con i relativi link se li trovo. E adesso lo vedete rosa, l'ho lavato, è pulitissimo, ma il blush in crema di Dior mi ha tinto il pennello, quindi è rimasto rosa, e infatti ormai dopo anni di servizio è stato riservato ai blush in crema. 3 pennelli per il fondotinta, abbiamo un Real Techniques, questo è lo Sculpting Brush, che ha sempre le setole molto dense e una forma angolare che ci permette quindi anche di arrivare nelle zone un po' più piccoline del nostro viso, tipo qui attorno al naso, insomma ci permette di lavorarlo bene e mi piace. Poi 2 pennelli di DoColor, come vedrete tra poco tutti i pennelli che ho sono o DoColor o Real Techniques. Mi inviarono questi pennelli tipo, se non 4-5 anni fa, 4 anni fa credo, e mi
mi piacciono tantissimo, sono dei pennelli che hanno fatto una riuscita pazzesca, perfetti. Allora, qui abbiamo questo che fa parte di un set che invece avevo comprato io, e vi ricordate quando andavano di moda questi pennelli per stendere il fondotinta? Bene, io non li ho dimenticati, continuo ad usarli e devo dire che rimangono fra i miei pennelli preferiti per stendere i fondotinta un po' più corposi, quelli un po' più duri, più coprenti, perché comunque riescono a dare anche un effetto un po' più naturale. E poi appunto questo che fa parte di un set di 29 pennelli che avevo mi avevano inviato loro, avevo scelto io, un set con pennelli da viso e occhi, che adesso però ho trovato su Amazon, quindi ve l'ho trovato, lo trovate giù, a un prezzo più o meno sulla quarantina di euro, se contate che io appunto ce li avrò da 4 anni e li uso quotidianamente, ammortizzato tantissimo. E questo è quello che mi piace di più per quanto riguarda il viso, ed è appunto il pennello così angolato, sempre un buffing brush molto denso, scorrevole, riuscite comunque a prendere tutto il prodotto, fa una base bellissima, quindi il mio preferito di quel set. Passiamo ai pennelli invece da blush e contouring barra terra e cipria. Allora, il mio pennello da cipria, io mi trovo benissimo con il classico pennello da cipria, quindi pennello largo, con le setole non fittissime ma abbastanza morbide, e questo fa sempre parte del set di Do Color. Quando questo magari è da lavare e non ho un altro pennello a portata di mano, utilizzo questo qui. Questo fa parte di un altro set di tre pezzi. Ah, ok, un terzo pezzo non lo uso più, quindi è sopra, non lo riesco a prendere. Di Real Techniques, un set di pennello da blush, pennello da terra e pennello occhi, tutti con la stessa forma e le stesse setole in obliquo, insomma cambia solo la misura perché quello da occhi è piccolissimo, proprio tipo pennello d'eyeliner. Quindi il 203 lo utilizzo per la cipria, perché per me per applicare la terra è un po' grandino, un po' grande, tra l'altro le setole di questo sono, come vedete, molto aperte, non sono fitte, non è un pennello con le setole molto fitte, quindi anche fare contouring no, non va bene, e quindi è il mio pennello di scorta da cipria. Visto che avevo in mano il pennello sempre del kit di Real Techniques, questo qui è quello che uso per il blush. Anche qui abbiamo le setole molto, vedete, cioè questo è il gioco che fa, non è fitto, si apre abbastanza, e lo utilizzo per il blush molto pigmentati, in modo da non fare macchie, ma riuscire a sfumare bene un blush anche molto pigmentato, soprattutto i Mineralize Blush di MAC, perché comunque mi rilascia poco colore e riesco a modularlo meglio. Altro pennello da blush di Real Techniques, e questo lo dovete avere, è questo, il Blush Brush. Questo lo vendono singolarmente, mentre quelli li vendono solo in kit appunto da 3. Questo è venduto singolarmente ed è il mio pennello da blush preferito. Io lo utilizzo proprio così, quindi andando in punta con la punta del pennello, e sfuma, che è una meraviglia, tutto il blush. Mi piace per qualsiasi tipo di blush, è quello che porto sempre in viaggio quando vado in viaggio. Poi un altro pennello da blush che uso, ma per le palette di Hourglass. Avete presente le palettine di Hourglass che vi avevo fatto vedere nel video? Quelle hanno le cialde un pochino più piccole, perché appunto ogni palette ha 6 cialde, e mi serve, quindi faccio fatica a prendere il blush con questo pennello perché è abbastanza grande. Quindi quando utilizzo i blush di quella palette mi serve un pennello un po' più piccolo, e questo fa parte del set di Do Color. Vediamo se hanno un numero o no, non hanno nessun numero, comunque ce ne sono due di questa misura, questa è quella più piccola. Contouring io preferisco sempre un pennello angolato, quindi classico pennello angolato bianco, lo fa MAC, lo fa Dior, lo fa
lo fanno tutti. Questo però fa sempre parte del set di DoColor. Ne ho anche uno fatto identico, preciso, spiccicato di Dior. Io però preferisco questo, anche perché ormai mi si è un po' anche ammorbidito e poi voglio finire di consumarlo. Non ha senso avere due blush identici, cioè due pennelli identici nello stesso bicchiere, quindi quello ce l'ho di scorta e questo lo utilizzo appunto per fare contouring, perché l'angolato riesce proprio a essere più preciso. Due pennelli, due fibre, sono questi due, e questi sono dedicati esclusivamente alle terre. Quando utilizzo le palettine di Hourglass, quindi quando ho un prodotto in cialda un po' più piccolo, uso questo, che è la versione due fibre per il viso più piccola di DoColor, quindi sempre di quel set di pennelli, perché riesco a prendere appunto il prodotto senza andare a sporcare tutto, a contaminare con altri colori il pennello. Mentre quando utilizzo la mia Bronze Goddess, che ho utilizzato anche oggi, infatti lo vedete sporco, io ho questo fedelissimo Kiko numero 106, che non so neanche se è ancora in produzione, però io vi lascio giù il numero, e io utilizzo per la terra solo questi due fibre, anche perché rilasciano meno pigmento, non fanno l'effetto macchia, questo è bello grande, quindi riuscite a fare anche l'effetto sun kiss sul viso, e anche questo ce l'ho da tantissimi anni. Quindi, per finire, passiamo agli occhi. Allora, so che vi piace sempre questa tazza. Io colleziono tazze, ne ho tantissime, e questa l'ho presa tanti anni fa, non mi ricordo neanche dove, quindi quella con... però me lo chiedete poi quando la vedete, soprattutto su Instagram, mi piace. Insomma, io le prendo ovunque, in giro ovunque. Qui tengo tutti i miei pennelli per gli occhi, quindi tutti i miei pennelli da ombretto. Allora, sono tutti DoColor, tranne di qualcuno di Dior, e questo, che ci togliamo subito, che avevo trovato nella palette di Anastasia Beverly Hills. Un ottimo pennello, forse Anastasia è fra le palette che regalano il pennello insieme, che fa dei pennelli molto belli. Per esempio a me quelli di Urban Decay non piacciono per niente, infatti non li ho mai utilizzati. Questo è un doppio pennello, abbiamo la parte per applicare e la parte per sfumare. Lo trovate nella palette, quindi non vi so dire niente, anche perché non c'è scritto nulla. Sicuramente quello che utilizzo di più è questo. Questo è un pennello di Dior che da una parte ha la parte angolata, quindi il pennello da eyeliner barra prodotti in crema per le sopracciglia, dall'altra parte ha la spazzola per andare a pettinare ciglia e sopracciglia. Io questo lo utilizzo sempre, tutti i giorni, per pettinare le mie sopracciglia, pulirle dai residui di trucco, e se utilizzo un prodotto in quel periodo in crema, quindi un brow pomade per le sopracciglia, utilizzo quest'altra parte, altrimenti uso solo questo. Poi cerchiamo di dividerli, ve li divido un attimo per utilizzo. Per applicare l'ombretto, quindi per andare ad applicare l'ombretto, non per sfumarlo e né definire il trucco, uso in ordine il numero 21 di Dior. Uno me l'avevano regalato alla Masterclass, l'altro me lo sono comprata perché è fantastico ed è appunto un pennello meraviglioso. Ricorda un numero di MAC che adesso non ricordo, comunque forma perfetta, soprattutto per la misura della mia palpebra, per applicare l'ombretto. Un po' più grande, con le setole un pochino più morbide, questo del kit sempre di DoColor, quindi questo applico. Un po' più piccolo, mi serve per la rima ciliare inferiore o comunque per enfatizzare l'angolo esterno della mia palpebra mobile, o per sfumare la matita se applico solo la matita e basta, è questo, che ha una forma sempre un po' più piccolina. Per definire o per enfatizzare, andare un pochino a definire sia la rima ciliare superiore che inferiore, quando magari utilizzo un prodotto in crema, una matita, o devo sfumare l'eyeliner che non mi è venuto bene, ho queste due alternative. Allora, questo è un pennello di Dior ed è il numero 24 ed è il mio preferito,
piccolino, le setole sono corte, mi piace tantissimo. L'alternativa invece che avevo nel set di No Color è questo. Come potete vedere, la differenza è proprio nell'altezza delle setole. La misura, la larghezza è la stessa, cambia semplicemente l'altezza. Comunque tutti e due fanno lo stesso lavoro, quindi ci sta. Sempre per definire, ho altre tre alternative. Do Color Pencil Brush, questo ce l'abbiamo tutte secondo me tra i nostri pennelli, pennello da definizione per eccellenza. Alternativa di Dior, il numero 22, e un pochino più grande, però la forma è la stessa, il numero 23. E questo come lo utilizzo? Lo utilizzo quando faccio un trucco sfumato solo verso l'esterno. Quindi generalmente metto una base chiara su tutta la palpebra e poi sfumo il colore un po' più scuro sia sopra che sotto, e quindi mi serve un pennellino un po' più grande perché ho bisogno proprio di andare a posizionare bene il colore nel frattempo con movimenti circolari di sfumarlo. Quindi questo mi viene molto comodo. Un altro pennello che uso solo ed esclusivamente per la piega dell'occhio, poi, oddio, non ve l'ho detto, mi è venuto in mente adesso, comunque ve lo dico ora. Io adesso vi faccio vedere le marche che ho, poi è per facilitarvi, insomma, per dirvi che genere di pennello utilizzo io e che marca è. Però non soffermatevi su quello, io vi faccio vedere essenzialmente la forma dei miei pennelli preferiti. Poi se lo trovate della marca Marcondino di Rondello va bene uguale. Comunque, per andare a sfumare il colore nella piega dell'occhio, quindi per fare proprio questo movimento qui, questo pennello è fantastico. Non è pieno di... ed è un pennello da sfumatura però un po' più stretto e obliquo, perfetto proprio per andare a enfatizzare l'angolo esterno e a tirare sulla sfumatura appunto nella piega. Questo lo uso praticamente tutti i giorni. E poi tutti gli altri sono pennelli da sfumatura. Sono tutti e quattro Do Color, ok? Quindi il mio meno preferito, quello che mi piace di meno, è questo, perché per il mio occhio è troppo grande. Però per chi ha l'occhio, scusate un attimo, perché è saltata la luce, quindi sono dovuta uscire fuori a tirare sul contatore. Comunque, dicevamo che il pennello che uso di meno è appunto questo, perché ho la palpebra, come vedete, l'occhio con la palpebra calante e poco spazio tra palpebra mobile e palpebra fissa, e quindi questo pennello per me è proprio grande. Un pochino più piccolo, che mi piace la versione bianca, ve li faccio vedere vicini. E sembrano uguali ma non lo sono, ve lo giuro, adesso vederli così sembrano uguali, no? Perché questo è un po' più denso e quindi, pur essendo più o meno nella stessa misura, in realtà mi sfuma meglio, mentre questo è più aperto. Comunque, altri due pennelli sono questi due, sempre uno con le setole bianche e uno con le setole scure. Questo con le setole scure è quasi un pencil brush più fitto, un pochino più grande, e riuscite a fare una sfumatura più precisa. Quindi magari se avete due o tre colori, no, io non ho mai, comunque due o tre colori da sfumare, quindi dovete fare un gioco di sfumatura un pochino più precisa, e questo è perfetto. L'altro che ho è questo, che in realtà è una via di mezzo fra un pennello da sfumatura e un pennello d'applicazione. Questo è perfetto per il trucco monocolore. Mi trucco, che ne so, scelgo un colore rosa corallo, applico, lo prendo e quindi in questo modo vado ad applicare il colore, e poi con la punta giro e sfumo, quindi applico il colore e sfumo. Questo fa tutto da solo. E sono questi, ecco qua, quindi ce l'abbiamo fatta anche col blackout. E vi ho fatto vedere tutti i pennelli, vi ricordo che vi scrivo tutto giù, poi non vi sto dicendo compratevi questi perché sennò non ce la fate, però appunto andate a rivedere tutti i pennelli che avete, sicuramente magari la maggior parte delle forme le trovate nei vostri bicchieri da pennello dimenticati. Io vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video.